Ciao, benvenuto a mio podcasting, stagione 16. Da questa stagione il format dei podcast è leggermente mutato. Le puntate di mio podcasting, numerate e seguite dalla lettera R, stanno per reaction, ossia un commento o una reazione a dei contenuti esterni che io ho comunque visionato, e se vorrete li potete trovare come sempre in descrizione, linkati in descrizione, per espandere il tema. Invece, per tutti gli altri episodi di mio podcasting semplicemente numerati, ecco, potete fare riferimento ai miei blog, mia fantascienza blogspot.com, la freccia della storia blogspot.com, paleocontatto blogspot.com e infine anche il blog che ho chiuso di recente, mio radar blogspot.com. Ciao! Ciao, mio podcasting, stagione 16, episodio 185R. Cosa andremo a parlare rapidamente in questo podcast? Ecco, il link lo troverete in descrizione se volete andare a espandere il tema, che è Mosquito Fleet, alternativa o integrazione alle flotte convenzionali. È praticamente un articolo di Difesa Online. Io sono andato a leggerlo, è interessante da leggere. Se volete espandere il tema originale, lo potete andare a fare, il link lo trovate in descrizione. Ecco, io qui parlerò brevemente, in modo estremamente sintetico, di questo post e quindi di una mia reazione, quindi di un mio commento. Ecco, il post inizia con una citazione storica che, per farla corta e breve, sintetizza il concetto che le uniche innovazioni navali capaci di mutare la funzione tattica di un battello che navighi sopra o sotto l'acqua è un cambio radicale della natura della propulsione, mentre qualsiasi altra modifica diversa da un cambio radicale della propulsione, ecco, la modifica ricade sempre nella dimensione tattica, perché va ad incidere solo come un miglioramento sul dove e sul quanto, eventualmente anche sul quanti, è possibile muovere un mezzo. Si pensa ad esempio ai sommergibili a propulsione nucleare, che sono quindi sommergibili mutati in sottomarini strategici, ossia mezzi capaci di restare sott'acqua in modo indefinito, ed i limiti di tale operatività sono fissati solo dal fattore umano e dai viveri che ci sono a bordo, e per questa ragione i sottomarini lanciamissili SSBN trasportano missili a IRBM con MIRV e MARV, e i sottomarini lanciamissili SLBM sono considerati armi strategiche, al pari dei bombardieri a lungo raggio quanto dei missili intercontinentali. Mosquito Fleet, alternativa o integrazione alle flotte convenzionali? Ecco, l'articolo di Difesa Online continua parlando della guerra in Ucraina e di come gli ucraini, privi di una forza militare di mare, abbiano prima minato intorno ad Odessa e poi cercato di reagire alla pressione della flotta russa dal Mar Caspio usando missili superficie stealth a guida GPS, quanto piccoli droni marittimi di navigazione in superficie oppure sottomarina con sistemi di guida inerziale a correzione GPS, e comunque sempre dotati di un feedback satellitare, ad esempio con snorkel, per affondare grosse navi militari russe che fanno molta fatica ad identificare la piccola minaccia in arrivo a causa della bassa osservabilità e bassa RCS. L'articolo è certamente interessante. La guerra navale corsara costituisce una variante tattica molto economica da applicare per i paesi con poco budget, in aree di mare ristrette e poco distanti dalla costa, contro un'altra concettazione di obiettivi nemici molto grossi e paganti, e quindi una bella flotta facile da vedere, facile da rintracciare e facile da attaccare. E quindi io penso che questa strategia potrebbe sicuramente essere ottimamente applicabile nel Mar Rosso, il Golfo di Aden, Golfo di Oman, Golfo Persico. Forse anche con un dislocamento maggiore di tali, diciamo, veicoli unmanned,
sopra la superficie o sotto la superficie, si potrebbe quindi allargare la stessa strategia anche al Mar Mediterraneo del Sud, al Mar Cinese e anche al Golfo del Messico. Ecco, ma da qui a considerare una letale strategia anti-area denial, ecco, io avrei qualche dubbio, perché un massiccio attacco missilistico ad aereo oppure un bombardamento nucleare tattico eliderebbe tutte le minacce costiere dell'uso corsario dei mini droni marini di sopra la superficie o di sotto la superficie. Analogamente, buchi satellitari GPS, Galileo oppure una massiccia e brutale sindrome di Kessler rappresenterebbe una vigorosa e grossolana ma molto efficace minaccia che farebbe collassare tutto il multi-domain battle, riportando così il modo di combattere su terra, aria e mare alla guerra di Corea del 1950, ossia praticamente, io direi, equivalente a tutto il modo di combattere a tutte quelle nazioni o stati fantoccio che non hanno sistemi o servizi satellitari a cui, diciamo, propri oppure collegati e sfruttabili perché annessi ad una coalizione di paesi più potenti che hanno, diciamo, questi servizi satellitari, che comunque finirebbero fritti all'interno di una vigorosa e brutale sindrome di Kessler. Ecco, per questa puntata è un po' tutto, un saluto, ciao, alla prossima.